erano influenzati dai giornali che simpatizzavano per i giapponesi, e in Italia la parola russo spesso era sinonimo di grossolano e crudele. Dopo la tragedia la situazione era cambiata radicalmente. È buono come un russo, è diventato il massimo complimento in Italia. Ne parlavano con venerazione, li consideravano fratelli. La stampa scrisse: nel momento della disgrazia, nei giorni degli orrori che hanno segnato il paese dopo il terremoto, gli stranieri delle altre nazioni, offrendo il loro sostegno, si sono dimostrati amici, mentre i russi sono risultati fratelli. I primi hanno aiutato con soldi e consigli. Lo hanno fatto con cautela, con tranquillità, con una sorta di partecipazione. I russi sono arrivati e hanno detto: prendete noi, finché ci reggeremo in piedi, sosterremo la vostra gente. Grazie a loro ci siamo rincuorati tutti. Ci hanno dato l'esempio, hanno sedato il panico. Dal 29 dicembre 1908 al 4 gennaio 1909, con l'impiego di sei navi, complessivamente 3.000 uomini, e il lavoro giornaliero di circa 1.100 membri degli equipaggi, i russi salvarono e medicarono circa 1.800 persone e ne trasportarono altrettante a Napoli, Siracusa e Taranto. Anche al momento dello sbarco si presentavano parecchie difficoltà. In un'occasione accadde che, dopo aver passato 24 ore a bordo delle navi, colpiti dalla bontà dei marinai, i profughi si rifiutavano di sbarcare. Per convincerli, fu necessario che i russi promettessero di far loro visita in ospedale. Le testimonianze tramandate oralmente e quelle pubblicate sui giornali hanno così contribuito a creare il mito di un marinaio coraggioso e pieno di abnegazione, l'ideale del militare cristiano. La destrezza della squadra navale russa nell'organizzare e condurre gli scavi e la generale gratitudine e venerazione nei suoi confronti fece nascere nelle autorità italiane sentimenti di gelosia, tant'è che il 3 gennaio il comandante della Capitaneria di Messina, il contrammiraglio Viale, comunicò ufficialmente a Litvinov che non occorreva più il loro aiuto. Così le imbarcazioni levarono le ancore, senza neanche fermarsi in Calabria, dove potevano ricevere la stessa gratitudine. L'intervento della Marina russa nelle operazioni di soccorso ebbe riflessi sia sulla politica interna del paese che sulla politica internazionale. Le pagine dei giornali russi erano colme di notizie trasmesse dalle zone terremotate. Per quanto fortemente addolorati per il terribile disastro che si era abbattuto sull'Italia, i cuori dei russi erano colmi di sentimenti di orgoglio e soddisfazione per le azioni compiute dai compatrioti in quei luoghi in cui si erano trovati per caso. L'eroismo e l'abnegazione dimostrati costituirono un'autentica occasione di riscatto per i russi, che poterono mostrarsi per ciò che realmente erano, portatori di valori autentici come coraggio, altruismo e umanità disinteressata. Per quanto riguarda l'ambito della politica internazionale, assicurò alla Russia la stima mondiale e contribuì all'avvicinamento fra Italia e Russia. Dopo il ritorno in patria, il comandante della squadra del Baltico, Litvinov, venne ricevuto da Nicola II. Le parole dell'imperatore furono la più grande ricompensa per la missione svolta. In pochi giorni, con i suoi marinai, lei, ammiraglio, ha fatto più di quanto abbiano fatto tutti i miei diplomatici durante il mio regno. Lo scrittore Maxim Gorky
sottolineò l'emblematicità del battesimo di fuoco della flotta del Baltico, che fu ricevuto, anziché nel corso di un'azione di guerra, prestando aiuto all'uomo nella lotta contro le forze ostili della natura. E con questo concludo il mio intervento. Se qualcuno ha le domande da farmi riguardo le aiuti russi, perché è un argomento molto combattuto. Magari lo facciamo dopo, Tatiana. Sì, va bene.